quanto carne ti assaporerei sino in fondo, come il tuo cibo. Liquis merum nelle osterie e lotta dura senza paura nelle piante. Decisione di pochi giovani che avevano studiato all'estero e di alcuni stranieri residenti a Bologna che avevano praticato il football. Stanze vuote delle giovani donne private del loro caldo amore, dei figli lasciati soli lungo il loro cammino, dei genitori oramai alberi ammizziti e senza frutto, e dei fratelli, già, i fratelli. Ne ricordo quattro in particolare. Venivano da lontano, Rosario, Santa Fe. Io? Angelo Badini, fratello di Emilio, Augusto e Cesare, nacqui a Rosario Santa Fe, Argentina, il 23 settembre 1894. Anch'io, Emilio Badini, nacqui a Rosario Santa Fe, Argentina, ma sono di 3 anni più giovane, 4 agosto 1897. Tiravo da tutte le parti, tiravo certe cannonate. Sabatini diceva che ero l'incubo dei portieri e aveva ragione, tanto che divenni il primo rossoblù ad indossare la maglia della nazionale italiana. Cesare? Beh, Cesare è l'anagrafe, ma tutti mi chiamano Mimmo. Oh, grazie. Sono nato il 30 agosto 1904. Ero un prodigio, centravanti rapido e letale. A 16 anni ho esordito in massima categoria e in 17 partite ho segnato 13 reti. Poi 14 in 22 e 5 in 6. Sì, però poi passasti al Genoa. Pietro Genovesi, macellaio. Tu Giuseppe Della Valle, ingegnere. Io Pierenti e tu Genovesi. Io di nobile famiglia, dinastia di calciatori, con mio fratello Guido fra i fondatori del Bologna e mio fratello Mario formidabile ala. Tu di umili origini. Ricordo un Natale di tanti anni fa, a tavola in bambina, la mamma, i parenti, io bambina e tu papà. Io, Raffaele Sansone, uruguaggio di Montevideo, e genitori della provincia di Salerno. Le ricordo prima di Bologna il porto del Piroscafo, la città e la costa che si allontanava. Stavo lasciando un continente, come puoi fare solo a 20 anni. Terekvesh, la mia prima squadra. Nella mia lingua, l'ungherese, sogno ad occhi aperti. Una semplice parola che diventa predizione di una vita. Una città da mio padre, Carlo Alberto Pasolini. Ma i suoi palazzi, le sue chiese e le sue torri erano ormai dentro di me. In particolare Bologna si materializzava in me un sogno ricorrente che spesso mi veniva a cercare. Mi perdevo bambino e rincorrevo mia madre attraverso le sue strade, i suoi colori, i suoi profumi. E tu, Giacomo, qual è il tuo primo ricordo di Bologna? Ma i Bulgarelli vengono dalla Bassa, dalla Campania, piccola comunità quella di Portonovo di Medicina. Gente semplice, di quella che sarebbe piaciuta a te.
contente di quel millenario mondo contadino passato via ai 20 anni di consumismo edonistico, come tu avevi predetto. Il mio primo contatto con Bologna fu la scuola, in San Luigi. Anche lì ci sfioriamo senza mai toccarci veramente. L'amore per il calcio mi spinse a seguire i più giovani, cercando di trasmettere quegli insegnamenti che Cesarino Cervellati, un secondo padre per me, mi trasmise. Poi, nel 1999, dopo 15 anni di marcature asfissianti, tecle, rincorse, magliette tirate contro quel male che mi aveva colpito, la vita mi fece il tunnel più beffardo ed ingiusto, rubandomi i migliori anni della maturità. Amore, morte, passioni, gioia, la vita, insomma, la nostra, la vostra.